diavol sa va de cielo Cristo ma c'è cosa de na me devoziona diavol sa va de cielo Cristo ma c'è cosa de na me devoziona. Che
saga mia, ma compagnia, ci tome da ci di, ma in adini, senza la mia, ma compagnia, ci tome da ci di, ma in adini. Qui che è fatta, c'è Maddalena, la donna orto, ci distaria, c'è la nippia.
resti amareggiato come di colini con un roccamune nastra si mesci amareggiato come di colini con un roccamune nastra si mesci cecino doma le stolle muovo macetto delise magano presi tre comandesi giuraci tu c'è di scichetta la massa al pesci recumandesi ci sto giuraci tu c'è di scichetta la massa al pesci c'è resilisto ci sono l'angino me ci ti lancia di scoderata tu si recorpo c'è Il nostro è sozzi, è una minisi, è una
I gross e zozzi pleonamidisi. Non ci abbiamo più voce, abbiamo perso il ritmo. Dopo 2 anni di silenzio forzato, la tradizione torna in vita e speriamo che veramente sia di buon auspicio per tutti. E grazie, questa è la nostra rassegna tradizionale, quest'anno è stata inserita nei canti di passione della Crescita Salentina. Ringrazio il direttore artistico Antonio Melgari che ci ha voluto qui, ringrazio i ragazzi del service che da stamattina alle 8 montano. E grazie alla famiglia Giannotti, gli amici che hanno cantato prima di noi, è stato bello anche ascoltare un'altra tradizione che è quella dello Santo Lazzaro, no? Che più o meno è simile alla nostra, cambia solo un po' la lingua. E un grazie a tutti, io come ogni anno mi sento di ricordare Tommaso Rifonso che ci ascolta da lassù e vi porto il saluto del maestro Antimo Pellegrino che ci ascolta via radio parrocchiale. Troppo vento, non siamo riusciti a portarlo, vi saluta, soffre perché non lo può cantare, però io credo che in qualche modo è contento perché siamo pochi noi, anzi approfitto per fare un appello, se qualcuno ci vuole dare una mano, speriamo quest'anno di riprendere i ragazzi perché li abbiamo persi per colpa di questo maledetto virus. Però speriamo attraverso la bottega del teatro veramente di recuperare quella scuola che per anni noi siamo riusciti a portare avanti, ma quest'anno ci vede in 3 persone. E quindi veramente se qualcuno ha voglia, al di là dell'età, la passione e la tradizione più bella di Zollino. E noi credo che siamo orgogliosi di portarla sia in giro e comunque di farla vivere qui su questo sagrato e da una vita che si canta la passione. Quindi veramente chi si vuole avvicinare a noi è ben voluto, è benvenuto. Grazie ad Annunziata, a Loreto, a Marco, grazie a tutti voi e una buona domenica delle Palme e soprattutto un buon tempo di pace, ce lo meritiamo. Buona domenica. Papà, noi possiamo andare a casa. Va bene Lorenzo mio. Poi me lo mandi tu, sai se la notte o no, lo l'hai fatto, no? Sì. Che nascesse un genere, ma non è capitato da te. Ciao. Ricordate, cosa? Il Zollino è un remake.